Io so i nomi dei responsabili di quello che viene chiamato golpe e che in realtà è una serie di golpe istituitasi a sistema di protezione del potere. Io so i nomi dei responsabili della strage di Milano del 12 dicembre 1969. Io so i nomi dei responsabili delle stragi di Brescia e di Bologna dei primi mesi del 1974. Io so i nomi del vertice che ha manovrato, dunque, sia i vecchi fascisti ideatori di golpe, sia i neofascisti autori materiali delle prime stragi, sia infine gli ignoti autori materiali delle stragi più recenti. Io so i nomi che hanno gestito le due differenti, anzi opposte, fasi della tensione. Una prima fase anticomunista, Milano 1969, e una seconda fase antifascista, Brescia e Bologna 74. Io so il nome del gruppo dei potenti che, con l'aiuto della CIA e in secondo ordine dei colonnelli greci e della mafia, hanno prima creato, del resto miseramente fallendo, una crociata anticomunista a tamponare il 1968 e in seguito, sempre con l'aiuto e per ispirazione della CIA, si sono ricostituiti una verginità antifascista a tamponare il disastro del referendum. Io so i nomi di coloro che, tra una messa e l'altra, hanno dato le disposizioni e assicurato la protezione politica ai vecchi generali per tenere in piedi, di riserva, l'organizzazione di un potenziale colpo di Stato a giovani neofascisti, anzi neonazisti, per creare in concreto la tensione anticomunista e infine a criminali comuni fino a questo momento e forse per sempre senza nome, per creare la successiva tensione antifascista. Io so i nomi delle persone serie, che è importanti, che stanno dietro a dei personaggi comici, come quel generale della Forestale che operava alquanto operetisticamente a Città Ducale, mentre i boschi italiani bruciavano, o dei personaggi grigi e puramente organizzativi come il generale Miceli. Io so i nomi delle persone serie e importanti che stanno dietro a tragici ragazzi che hanno scelto le suicide atrocità fasciste ai malfattori comuni, siciliani o no, che si sono messi a disposizione come killer e sicari. Io so tutti questi nomi, io so tutti questi fatti, attentati alle istituzioni e stragi di cui si sono resi colpevoli. Io so, ma non ho prove, non ho nemmeno indizi. Io so, perché sono un intellettuale, uno scrittore, che cerca di seguire tutto ciò che succede, di conoscere tutto ciò che se ne scrive, di immaginare tutto ciò che non si sa o che si tace, che coordina fatti anche lontani, che mette insieme i pezzi disorganizzati e frammentari di un intero coerente quadro politico, che ristabilisce la logica, là dove sembrano regnare l'arbitrarietà, la follia e il mistero.